Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere come realizzare questa base viso totalmente opaca e perfetta per chi ha la pelle molto grassa e i pori molto dilatati. Sappiamo bene che chi ha questa caratteristica in estate particolarmente soffre tantissimo perché il trucco non dura, scivola via, si applica a chiazze e quindi insomma indossare una base viso può essere molto difficile. Quindi in questo tutorial vi mostrerò come con prodotti low cost sia possibile ottenere un risultato veramente duraturo e opaco. Quindi non mi rimane che augurarvi buona visione e invitarvi a seguire il look fino alla fine per poi rivederci con i saluti finali. Dunque, una cosa molto importante da fare, anche se avete la pelle molto grassa e fa molto caldo, è idratarla. Infatti spesso si pensa che chi ha una pelle grassa sia esonerato dall'applicare creme, ma questo è assolutamente falso, perché al di là dell'aspetto sensoriale che può darci un idratante, che a volte può risultare troppo pesante, comunque ai fini della riuscita del trucco bisogna sempre preparare la pelle, perché in caso contrario tutti i prodotti che noi andremo ad applicare sopra non avrebbero uno strato a cui appoggiarsi e andrebbero inevitabilmente nei pori, nelle pieghe, soprattutto appunto se abbiamo i pori dilatati. Però siccome abbiamo la pelle grassa dobbiamo trovare un qualcosa che non ci dia fastidio, quindi dopo aver deterso il viso iniziamo con un tonico. In questo specifico caso un tonico spray idratante e rinfrescante può essere perfetto. Vi ho fatto vedere questo qui di Caudalie che mi sta piacendo tantissimo, anche il nostro amico di Now Bay va benissimo lo stesso, oppure anche un'acqua termale semplicissima. Ah, utilizzo il siero detox di Now Bay, che è molto fresco, ha una consistenza in gel e si assorbe subito. In presenza di pori dilatati e pelle grassa il primer è molto importante. Non è fondamentale in tutte le situazioni, ma in questo specifico caso lo è, perché darà proprio tutta la struttura alla nostra base. Io oggi voglio andare a riutilizzare questo di Catrice, che è un primer 10 in 1 che ha un fattore di protezione 15, ha un effetto minimizzante dei pori, antiossidante, eccetera eccetera, e lo metto solo nei punti dove ho più pori dilatati. È molto importante che il primer venga massaggiato molto in profondità e anche proprio schiacciato all'interno della pelle, quindi non lo fate scivolare, insomma andare intorno in giro sulla faccia, ma applicatelo proprio in maniera precisa, perché in questo modo proprio il prodotto si andrà a sedere in profondità nei pori e li andrà a riempire per bene. Quando si fanno dei movimenti troppo disordinati, troppo ampi, poi inevitabilmente il prodotto si stende in maniera poco omogenea e lascerà tra virgolette dei buchi di applicazione. Ovviamente non dimentichiamo il naso. Non so se vi capita, ma spesso su chi ha la pelle molto grassa il fondotinta non aderisce sul naso, è proprio un punto del viso molto difficile da truccare a volte. Applicare un primer sicuramente vi aiuterà. Adesso vi voglio far vedere il primo trick della giornata. Vado con una cipria compatta, preferibilmente trasparente, ma se no potete usare quella che avete. Questa è la setting powder mattificante di Catrice, e prendendone proprio un velo sottilissimo vado a pressare per bene i prodotti utilizzati per la skincare nella pelle. Deve essere proprio però uno strato impercettibile, e vado sui punti critici. In questo modo sigilleremo completamente il primer e i pori, come se li chiudessimo in cantina al fresco. In questo modo l'effetto mattificante appunto del primer sarà
esaltato. Guardate che bell'effetto. E adesso possiamo passare al fondotinta. Tra i low cost, secondo me, tra quelli che ho provato di recente, i migliori adatti per pelle grassissima, insomma molto grassa, sono questi due: l'HD Liquid Coverage di Catrice e il Lasting Matte di Rimmel Full Coverage. Sono due prodotti molto diversi, in quanto l'HD Liquid Coverage è molto liquido, mentre invece questo qui è in mousse. Decido di applicare questo qui. L'applicazione è sempre importante, ma in questo specifico caso è importantissima, nel senso che una corretta stesura del prodotto ci darà un effetto a lunga tenuta e pore minimizing. Differentemente faremmo un macello. Partite con uno strato sottilissimo e vi consiglio di usare comunque il pennello. Io userò questo qui di Erichioba, un pennello piccolo molto fitto. Prelevo poco prodotto per volta e poi inizio a massaggiarlo. Cioè, non dovete fare questo, perché se fate questo farete un'applicazione disordinata, non omogenea. Invece non dovete mai staccare il pennello dal viso, vedete? Dovete iniziare in un punto e allargarvi come in centri concentrici. Perché se farete questa cosa darete una struttura, proprio una maglia fittissima al prodotto, che non si staccherà dalla pelle e non permetterà ai pori sottostanti di appunto gonfiarsi e separare il prodotto. Questo fondotinta è molto coprente, ma in ogni caso voi andate a lavorarlo in maniera sottile e stratificata, quindi partite sempre con poco prodotto, anche perché se fate in questo modo lo strato sottile di prodotto si andrà proprio appunto a sedere nella pelle e farà un bello strato di preparazione, proprio che nel caso in cui poi noi vorremmo aggiungerne altro, comunque questo primo step sarà ben fisso sul viso. Per quanto riguarda il correttore, applicate quello che preferite, il vostro abituale, e la cosa migliore è appunto proseguire con la Beauty Blender, che appunto fa in modo che il prodotto penetri in maniera decisa. Vedete, non abbiamo ancora messo cipria e siamo già belli matte. È il momento adesso di fissare il tutto e per farlo vi consiglio una cipria libera, questa qui di Bella Oggi mi piace tantissimo, e ve l'avevo già fatta vedere, una cipria fissativa effetto opacizzante. Quindi ricordiamoci che non tutte le ciprie sono opacizzanti, esistono anche delle ciprie illuminanti, quindi durante l'acquisto e durante l'applicazione fate caso se appunto è un prodotto opacizzante. Questa mi piace perché nonostante sia una cipria a base di talco e silica, quindi abbastanza insomma appunto matte, però ha anche un effetto blur molto bello, che quindi non vi dà un'opacità troppo statica. La cosa molto molto importante che dobbiamo fare è utilizzare un piumino, i classici piumini, questi stupidini che troviamo anche all'interno dei prodotti stessi o che si possono comprare a parte nei negozi insomma di estetica. Allora dobbiamo prendere la cipria, metterla sulla mano o in una scatolina del genere e prendere la cipria con il piumino, schiacciare molto bene e andare a pressare la cipria in maniera appunto decisa e fare proprio in modo che penetri in profondità. Quindi dobbiamo proprio non fare così, ma proprio schiacciarla. Ovviamente prima di fare questa operazione vi dovete sincerare che tutte le righettine insomma del correttore si siano assorbite, o comunque prima di fissare andate a sfumare insomma il prodotto sotto.
Ovviamente per bronzing e contouring o blushing vi sconsiglio delle cose troppo luminose, perché comunque solitamente all'interno di prodotti illuminanti o comunque appunto luminosi abbiamo delle particelle idratanti che potrebbero andare a spostare la base, quindi adottiamo tutti i prodotti opachi. Come ben sapete, se mi seguite da un po' di tempo, sapete che amo tantissimo i bronzer di Mesauda. Hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto questo colore Hawaii è un ottimo compromesso per fare un bronzing contouring. Quindi vado con il Cream Cheek, il 128 di Zoeva, che è un pennello angolato, ed inizio tamponando prima all'attaccatura dei capelli e poi facendo dei movimenti circolari, sempre senza staccare mai. In questo modo, facendo movimenti circolari e delicati, la base sotto non si sposta. Il blush è un altro elemento importante del trucco per pelle grassa e vi consiglio tantissimo questa linea di Catrice, si chiama Blush Box, che consta per l'appunto di blush water and sweatproof, quindi a prova di acqua e sudore, e questo qui secondo me è un buon compromesso perché ha un leggero sheen all'interno, quindi è leggermente luminoso e ci quindi fornirà comunque una durata elevata, perché comunque la base è matte, non è un luminoso tipo quelli di Mesauda, insomma, per capirci, è un luminoso molto molto soft, però ci darà quella leggera iridescenza, leverà comunque quell'opaco troppo forte magari, e io vi consiglio di abbondare un pochino di blush sulla pelle grassa, perché appunto essendo l'ultimo prodotto che applichiamo sarà anche quello che andrà via prima, soprattutto appunto se i nostri pori non sono proprio stretti. Vedete, comunque è un matte che però cattura leggermente la luce, è stratificabile perché comunque non ha una pigmentazione proprio esagerata e ci quindi evita di mettere illuminante, ma non ci fa apparire eccessivamente piatti. Ultimo step importantissimo di cui spesso mi chiedete di parlarvi, lo spray fissante. Lo spray fissante serve? Sì, fa un'enorme differenza. Soprattutto questi di Urban Decay sono veramente fenomenali. Costano un po', ma io ve li consiglio tantissimo perché fanno veramente la differenza, e ultimamente è uscita questa nuova versione che non vi avevo ancora mostrato ed è l'Ultra Matte. Abbiamo un indosso di oltre 16 ore, è leggero e ha una tecnologia che controlla la temperatura, quindi se volete prolungare tutto questo bel lavoro e volete un effetto appunto super matte e che controlli l'opacità, questo potrebbe essere adatto a voi. E poi alla fine con una beauty blender andiamo a tamponare anche qui per bene nei pori il prodotto e permettergli di asciugare e non muoversi più. Bene ragazzi, il video termina qui, come potete vedere una bella base a prova di bomba che vi farà durare l'opacità sul viso veramente per tantissime ore. Fatemi sapere se siete più team pelle secca o pelle grassa e vi aspetto come sempre qui nel box dei commenti per chiacchierare un po' insieme. Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un pollice in su ed iscrivendovi a questo canale se non l'avete ancora fatto, per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacione e vi aspetto la prossima volta. Ciao!